è mancata quello che era il certificare che eravamo di fronte a una fase nuova, dove appunto non si poteva ricorrere sempre all'ultimo momento, al mediatore culturale trovato appunto nella cooperativa amica o ai volontari della Caritas o di Sant'Egidio, eccetera. Non potevano bastare le scuole serali, ma serviva, sarebbe servita e serve tuttora con grande urgenza quello che è una prospettiva di una nuova scuola italiana che diventa in modo intrinseco una scuola multiculturale. Perché non stiamo parlando solo di una mediazione linguistica, di facilitare l'insegnamento dei bambini, quella è una fase secondo me già passata. Oggi stiamo parlando di educare tutti i bambini, che sono tutti nuovi italiani, perché anche questa logica delle quote, i bambini, il cosiddetto 30%, sono bambini che sono nati a Roma, sono nati a Padova, sono nati a Reggio Emilia, e sono stranieri per legge, ma nei fatti sono italiani, italianissimi. E allora anche questa ipocrisia, questa ambiguità nel non voler riconoscere che oggi è normale avere una scuola multiculturale, non è un'eccezione, quei bambini non sono arrivati per caso, sono figli di persone che vivono qui da tanti anni, non hanno problemi di lingua italiana. Abbiamo semmai il problema di diffondere una nuova cultura interculturale, appunto, e multidisciplinare, che affronti oggi tutti i temi, tutte le materie in una chiave diversa, nuova. E dove le politiche di inclusione, di cosiddetta integrazione, devono riguardare tutti i bambini. E riguarda magari anche le famiglie, i genitori, perché poi è lì il vero. Allora questo cambiamento è già avvenuto nei fatti, nella realtà, non è avvenuto purtroppo in chi decide, in noi, nei nostri parlamenti, dove fatichiamo da mesi per imporre la riforma della legge sulla cittadinanza, ormai una richiesta che è pressante, che è arrivata non dalla politica, è arrivata dai comuni, dai sindaci, dagli insegnanti, dalla società civile, dai tanti ragazzi che non ne possono più di essere considerati figli di nessuno. E anche qui l'immigrazione italiana all'estero ci insegna che più quelle società si aprono e riconoscono in qualche modo il diritto alla partecipazione, a sentirsi uguali agli altri, più l'immigrato e i loro figli si sentono in qualche modo in dovere quasi di ricambiare con un impegno, forse anche più di altri nell'impegno civico, nella voglia di essere parte, di imboccarsi le maniche. Allora l'Italia oggi ha più che mai bisogno di questa nuova energia, di questo milione di ragazzi che noi teniamo in bilico tra mondi e che purtroppo rischia di crescere a casa sua frustrato, crescere in un paese che appunto dovete rinnegare ogni volta che gli impone di recarsi nell'ufficio stranieri per chiedere permesso di soggiorno nella città dove sei nato. E questo purtroppo noi speriamo, alla luce anche di queste ultime novità di oggi, di ieri, che la riforma della legge sulla cittadinanza diventi davvero un fatto prioritario, non per semplicemente riconoscere un diritto ai figli di immigrati, ma per riconoscere il diritto all'Italia di fare un salto di qualità in avanti e capire che i nuovi italiani saremo prima o poi tutti noi. I ragazzi che appunto crescono a scuola italiana oggi sono tutti in qualche modo nuovi italiani. Questo rappresenta enormi opportunità ed è questa la sfida che ci siamo posti di spiegare come una generazione di figli di immigrati che in qualche modo si riconosce nella scuola, che appunto è nella lingua, nella cultura italiana, come l'unico collante della propria identità collettiva oggi, può sicuramente oggi è diventato un elemento di rafforzamento, di immaginazione di una nuova identità italiana e di un senso anche di appartenenza, di un senso quasi di senso della patria che molte volte svanisce in questa nostra Italia e che tra i figli di immigrati invece paradossalmente lo vivono in rapporto con l'Italia, con la sua storia, con la sua cultura, con la sua bellezza, come quasi un'ancora a cui aggrapparsi. È quello che avviene quando i figli di immigrati tornano in vacanza nei paesi di origine e sentono la nostalgia di ritornare in Italia. Quando gioca la nazionale italiana, i 150 anni d'Italia, i figli di immigrati li hanno festeggiati, tra l'altro qui abbiamo fatto un'iniziativa qui con le donne, insieme alla Fondazione dei Griotti, in cui tante donne immigrate si emozionavano forse più di tanti italiani doc, se vogliamo, perché finalmente ritrovavano nell'Italia una casa accogliente in cui conoscersi. E allora, e anche questo è un tema importante, quello del sentimento di legame a un paese,
e gli italiani all'estero possono insegnarci tanto in questo. E io vorrei chiudere appunto cercando anche di capire come noi spesse volte non ci rendiamo conto anche del ritardo culturale, qui parliamo di cultura, e di come gli esempi a disposizione sono tanti per davvero fare questo salto di qualità insieme verso veramente questa nuova Italia che includa davvero tutti. Quando ci scandalizziamo sul fatto che la ministra Stacey Kyenge, che spero tra poco arriverà, compagna di tante battaglie di lavoro, dice che lei si sente orgogliosamente anche congolese. Questo è una, diciamo, per me è un aspetto scontato. Fuchs prima diceva appunto che l'integrazione non significa assimilazione, e chi meglio degli italiani all'estero può raccontarci di quanto è stato importante conservare anche quella parte di identità. E allora il sindaco De Blasio, che diventa sindaco a New York e che si ricorda di riconoscere la partenza all'Italia, ci fa piacere e ne siamo orgogliosi. Quando un nuovo italiano appunto raggiunge un traguardo importante come quello di ministro, riconosce comunque quella parte di identità, che è quella congolese, che solo grazie a un equilibrio nella sua identità, come lo è per me e per tanti altri, si riesce a diventare poi fattore positivo nella società dove si vive, ci scandalizziamo e quasi quasi ci arrabbiamo, la riteniamo meno cittadina di altri. E allora capite bene che questo dibattito, questo incontro, questo confronto continuo tra italiani e nuovi italiani, e italiani qui e italiani nel mondo, può davvero servirci per aprire gli occhi a tutti sul fatto che non possiamo più nasconderci dietro a una realtà, e in particolare mi auguro e auspico, e credo che non abbiamo più nessun tempo da perdere per cambiare questa benedetta legge sulla cittadinanza, al di là dei dettagli, dei tecnicismi, un anno più, un anno meno, credo sia ora di ratificare questo cambiamento.